Buongiorno a tutti. Eh, siamo qui con eh, Filippo Barbera a parlare di cinque libri, cinque libri molto importanti usciti in questi ultimi anni sul tema delle diseguaglianze territoriali. Eh, Filippo Barbera è professore ordinario di sociologia presso l'Università di Torino, fellow presso il Collegio Carlo Alberto, e poi anche membro del forum. Eh, diseguaglianza e diversità, realtà molto importante di questi ultimi anni, e anche membro del consiglio direttivo eh, dell'Associazione Reabitare d'Italia. Molte pubblicazioni anche qui davvero rilevanti in questi ultimi anni, ma forse la cosa che mi piace sottolineare qui al Politecnico di Torino è il fatto che il professor Filippo Barbera eh, oltre ai suoi temi propri di sociologia e poi su questi temi appunto delle eh, diseguaglianze, beh, anche delle diversità territoriali all'interno del nostro Paese, ha una sensibilità molto, molto forte, molto profonda sui temi anche del rapporto tra le scienze sociali, economiche e sociali, col tema dello spazio, col tema del territorio. E anche col tema delle tecniche e delle tecnologie. Per cui, eh, cosa molto importante, credo, questo avvicinamento tra scienze sociali appunto, e dimensione territoriale e dimensione tecnologica. Ecco, possiamo parlare di cinque libri con, con Filippo, cinque libri che ha scelto lui. Il primo è un libro di Gianfranco Biesti apparso poco tempo fa, molto importante e credo che possa rappresentare il punto di inizio un po' di questa discussione perché riprende una questione importante, quella del rapporto tra centri e periferie, delle trasformazioni del rapporto tra centri e periferie che è un tema che dalla storia eh, d'Italia, dei naudi, quando il tema era stato toccato da, da Ginzburg e da altri autori è un tema che in questi ultimi 30-40 anni è sempre stato al centro un po' dell'attenzione e credo che sia giusto appunto partire da questo tema qui. Bene, grazie Antonio, grazie a tutti, grazie al Politecnico per l'invito, sono molto contento e insomma, onorato di, di poter partecipare a questa puntata di 5 libri. Partiamo dal libro di Gianfranco Viesti che vi ho fatto, vi ho fatto vedere prima. Intanto perché è un libro d'altri tempi, da un certo punto di vista. È un libro uh, che per diciamo, estensione spaziale-temporale e eh, anche tematica eh, è una sorta di merce rara nel mercato intellettuale ed editoriale di oggi che è molto, molto specializzato. Quindi bisogna riconoscere anzitutto il merito di Gianfranco Viesti per, per aver tentato un'impresa così, eh, così complessa. Il libro mh, tratta, il, si intitola appunto Centri e periferie eh, riguarda il rapporto tra appunto tra centro o centri meglio e periferie. Mm, diciamo che mm, posso per, per descrivervelo e farvi, farvi capire l'importanza mettere in luce tre questioni ma la prima è che il libro è molto utile per mettere a fuoco come il rapporto centri-periferie è, è cambiato nel tempo. No? Si tratta di un rapporto che non ha, eh, non ha avuto una forma costante nel corso dell'evoluzione storica ma eh, ma che è cambiato e il focus in particolare di, del libro è per le, le regioni e in particolare per le regioni italiane. Diciamo così, con una veloce periodizzazione c'è stato un periodo di, di tentata convergenza nei modelli di sviluppo e nei tassi di crescita tra le regioni. Eh, la mancata convergenza era vissuta come un'eccezione, quindi no, era una, uh, una deviazione da una tendenza generale, quindi le regioni come le regioni che eh, diciamo alcune parti del mezzogiorno, alcune eh, regioni spagnole, l'Estremadura o parti particolarmente, diciamo così, in ritardo di sviluppo, si chiamavano con questa espressione non particolarmente felice, rimanevano indietro ed erano Uh, e questo rimanere indietro era letto come un'eccezione rispetto a una tendenza generale. Ecco, la cosa si è invertita, questo è interessante nel libro, il primo punto che mette in luce Gianfranco Viesti, cioè ora la mancata convergenza o la polarizzazione addirittura non è più un'eccezione rispetto a una regola generale, ma è la regola, è diventata la regola. Ecco. E, quindi, e quindi Viesti si chiede co cos'è successo, perché, cosa è cambiato di così importante. Per fare, per, diciamo così, per, per, che dà conto di questa, di questa inversione. Nel caso italiano sono cambiate molte cose. Noi, eravamo, come dire, nel periodo della convergenza, eravamo un paese eh, la cui specializzazione produttiva, il cosiddetto made in Italy, la cui specializzazione dimensionale, le piccole e medie imprese, o la specializzazione per fase o componente di quella particolare filiera. Eh, ha permesso insomma una, una competitività importante. Tutto questo è entrato in crisi con il modello neoliberale, con l'apertura, diciamo delle frontiere per la competitività. E quello che ha resistito è la meccanica che, che è situata in particolari regioni e non in altre, e quindi questo ha diciamo così accentuato no, le, le dinamiche di, di, di polarizzazione. Eh, questo è diciamo poi il, il, il tratto, no? il tratto costitutivo del, della prima dimensione di lettura di Viesti. La seconda, molto importante, è l'intervallo temporale analizzato, cioè finalmente un libro che rimette i tempi lunghi della storia al centro. Ehm, questo è anche una, un, un tratto significativo, perché? Perché paradossalmente proprio la storia, la storia che molto più di altre scienze sociali è una disciplina dei contesti spazio-temporali Diciamo così, lunghi delle finestre lunghe. Negli ultimi anni ha accorciato la vista e ha ristretto l'attenzione per episodi, eventi, fenomeni con una, una finestra temporale molto più limitata. Questo è anche, diciamo così, stato rilevato empiricamente da alcuni storici che hanno analizzato pensate, un po', l'arco temporale delle tesi di dottorato. Cioè, sono andati a vedere le tesi di dottorato in questo caso negli Stati Uniti. Eh, che tipo di, di date avevano, no? che, arco, che arco temporale coprivano? E hanno notato un progressivo restringimento di questo arco temporale. Ecco, Viesti va in controtendenza, non è l'unico, c'è stato un ritorno della storia della Long Durée, come la chiamava Brodel, eh, della storia appunto lunga, diciamo così, no? del, non, non, non solo del non solo di, di finestre temporali molto brevi. Viesti riprende questa tradizione e il libro è molto interessante da questo punto di vista perché ci offre veramente una periodizzazione, una periodizzazione di lungo periodo, insomma. Il, um, terzo, uh, la terza ragione di interesse uh, è che um, nel libro, che è molto focalizzato sulle regioni del Mezzogiorno e sulla polarizzazione italiana, ma non solo, si mette in luce quella che eh, gli studiosi chiamano la trappola dello sviluppo intermedio. Cos'è la trappola dello sviluppo intermedio e perché ha la base un po' anche di queste dinamiche di polarizzazione? La trappola dello sviluppo intermedio riguarda, diciamo così, quelle regioni che si trovano in difficoltà di sviluppo perché hanno eh, un costo del lavoro troppo alto, diciamo così, per competere sulla cosiddetta via bassa alla competitività, che è quella via che comprime il costo e anche i diritti, diciamo, del lavoro, ma non sono abbastanza innovative o specializzate dal punto di vista dell'innovazione tecnologica per seguire la via alta e quindi rimangono no, intrappolate in questa, in questa, in questa, in questa forbice. Eh, ciò che è interessante, eh, diciamo così, è anche quello che manca nel libro di Viesti è che, che gli altri libri in qualche modo ci danno. Eh, il libro di Viesti è un libro focalizzato sulle regioni. Mm? Le regioni sono, diciamo, segnate, disegnate da confini amministrativi non sono necessariamente territori omogenei dal punto di vista dello sviluppo, non lo sono dal punto di vista del costruito, non lo sono dal punto di vista soprattutto del, diciamo così, delle risorse di capitale territoriale eh, sedimentate che permettono un'azione un, una, un un collettiva. Sono partizioni amministrative che a volte hanno un collegamento con le dinamiche di sviluppo endogeno, a volte non ce l'hanno. Ecco, questa, eh, diciamo così ripartizione regionale eh, viene messa in discussione dagli altri libri eh, che, che guardano a un, livello, a un livello diciamo così di scala, a un livello territoriale se vogliamo, se vogliamo diverso, ma guardano anche eh, questo anche di nuovo manca un po' nel libro di Viesti, guardano anche altre dimensioni gli altri, gli altri testi che, eh, di, cui, di, cui, di cui vi parlerò ehm, il secondo è eh, Antonio, Tracce di comunità, un libro di un sociologo, ma che so essere un sociologo importante anche per, Beh, per voi. Certamente Arnaldo Bagnasco è stato figura di riferimento per molti di noi, anche nel mondo, eh, diciamo, delle persone, degli esperti, degli studiosi sulla dimensione territoriale e spaziale. Certamente Tracce di comunità, insieme agli altri libri fatti da Bagnasco, eh, come stavi appunto dicendo, rimette dentro una dimensione biografica anche territoriale, eh, che non rimanda solamente alle entità amministrative, ma anzi è proprio una ricerca, come è in tracce di comunità sul tema dei distretti, esempio, eh, di altre forme come dire, di, di aggregazione e di sviluppo e per questo per noi è stato un libro molto importante, perché nel trattare il tema dei distretti comunque... Ha messo in evidenza la formazione di forme di territorialità eh, che per tutti i nostri lavori come dire, sono state davvero importanti. Sì, cominciamo dal titolo. Perché tracce di comunità? Vedete questa, questa figura? Eh, sono questa figura rappresentate le, tra le traiettorie di particelle registrate da un rivelatore dopo la disintegrazione di un atomo. Eh? L'atomo e la comunità, si disintegra. Le tracce sono, costituiscono, diciamo così, le dimensioni di analisi del libro, le tracce che la comunità lascia. Quali, comuni, quali, quali sono le tracce che la comunità lascia nel nostro mondo? Eh, Magnasco ne identifica alcune, l'identità, eh, la reciprocità eh, e la fiducia principalmente. Eh, perché questo, questo è un libro del 1999, è un libro anche diciamo, vecchio, da, i libri invecchiano molto in fretta. Uh, purtroppo, però i libri belli non invecchiano mai. Questo è un libro che è ancora molto attuale. Ricordo una recensione quando uscì il libro di Giacomo Beccattini sul domenicale del sole 24 ore che lo definì una chicca. Questo libro è veramente una chicca. Perché è una chicca? Beh, innanzitutto perché, eh, come dicevo, è attuale e ci permette di eh, riconsiderare il concetto di comunità alla luce di alcune questioni importanti che il mondo sta vivendo e soprattutto alla, alla luce della della disamina di critica del concetto di comunità. Il concetto di comunità è un concetto, dice Bagnasco, eh, lo dicono diciamo, gli studiosi più attenti, scivoloso, pericoloso, che può portare a chiusure identitarie, che può mettere diciamo così, in primo piano il nativismo eh, rispetto all'apertura. Ciò non è necessario, non è, infatti e Bagnasco lo mostra, perché abbiamo molti esempi nella storia economica italiana, Antonio citava il caso dei distretti industriali, eh, dove la dimensione comunitaria quella di mercato quella della coesione e quella dell'apertura alla diversità si sono, si sono imbricate no? come le travi, le, diciamo, le travi di un tetto si sono, reciprocamente si sono tenute insieme sostenute e eh, questo è il modo di utilizzare il concetto di comunità che è, il modo, è lo stesso modo in cui ad esempio eh, eh, lo, lo utilizza eh, Bruno Latour eh, per questo libro molto attuale in un libro Molto recente, più molto più recente, Tracciare la Rotta, eh, che è un libro che parla della crisi ambientale. La Tur dice che dobbiamo ritrovare il nostro legame, non tanto col locale, ma col terrestre. Eh? La Tour ci parla di terrestre, e Bagnasco, anche in, quest in, qu in questo libro, mette, diciamo così, no? Comincia, pone le basi per questo, per questo tipo di, di ragionamento. Il terrestre è tutto ciò che eh, diciamo così l'insieme di quegli attori, persone, istituzioni, ma anche oggetti, anche viventi non umani, eh, filiere, eh, infrastrutture verdi, infrastrutture materiali costruite che co costruisce l'ecosistema, l'ecosistema locale di cui, cui le persone sono, sono parte. Ecco. L'idea di comunità che Bagnasco delinea in questo, in questo libro è in qualche modo, diciamo così, eh, prodromica rispetto all'evoluzione eh, all successiva e contemporanea di cui, di cui vi ho appena detto e di cui il libro di Latour è, è un esempio. È un, eh, quello che Appia chiama il cosmopolitismo parziale. Io non sono chiuso, ma non sono neanche privo di appartenenze. I due errori da evitare, la chiusura e eh, il, eh, il, la rinuncia alle nostre appartenenze, alle nostre tradizioni, alle risorse di capitale sociale, di capitale simbolico, di capitale culturale che la storia, che la storia consegna ai territori. L'esempio dei distretti è, è, è da questo punto di vista illuminante. Ecco, allora potete leggere in filigrano una contrapposizione, con con, con una, una continuità con il, il, il testo di Gianfranco Viesti che citavo prima. Vi ho detto Gianfranco Viesti legge nella debolezza delle strutture, come molti economisti, giustamente, diciamo così, nella debolezza delle strutture eh, della specializzazione dimensionale, soprattutto settoriale, dell'economia italiana, del Made in Italy, una delle ragioni della polarizzazione. Quelle filiere del Made in Italy sono andate in crisi, non sono riuscite ad innovare, a parte alcuni casi questo ha tirato giù le regioni dove queste filiere erano più concentrate e dove sono mancate politiche di sviluppo. Anche Bagnasco parla dei distretti industriali, però ne parla in un modo diverso e li, li, li qualifica non tanto come, eh, diciamo così, modelli produttivi, ma come livello di analisi territoriale e quello cambia tutto, quello cambia tutto. I distretti non sono tanto o solo delle filiere di prodotto, di un certo tipo di prodotto, ma sono dei modi di tenere, di tenere in squadra Bagnasco scriverà anni dopo un libro Società fuori squadra, di tenere in squadra economia, politica e società, eh, di tenerli in asse. I distretti da questo punto di vista sono un esempio, di so sono stati un esempio di società locale ben integrata e ben funzionante, eh, che teneva insieme dimensioni appunto comunitarie, di coesione, di tradizione, di appartenenza. Bagnasco, chi parla di comunità non deve aver paura ad utilizzare questo termine, ma nel contempo eh, non ostili all'apertura, all'integrazione, al dialogo con l'alterità, un'alterità anche molto diversa, molto, molto altra, diciamo così, no? tipi di alterità molto radicali. Eh, la seconda dimensione, e questo ci permette di collegarci in, al, al prossimo libro, dei distretti letti da questo punto di vista, è proprio la definizione standard di distretto. Cos'è un distretto industriale marsagliano? È una comunità di persone è una comunità di imprese che stanno in un certo territorio governato da certe istituzioni. Le persone. Eh? Guardate, tutto questo si è perso nel dibattito, diciamo così, sulla competitività e sui cluster di impresa, il diamante della competitività, lo si chiama. Il tema delle persone e della loro vita quotidiana, è questo che ci permette di collegarci al terzo libro, è completamente sparito. Eh? L'abitabilità quotidiana dei luoghi. Ecco. Questo è uno dei temi che ci ha unito, diciamo così, anche insieme ad Antonio, nel libro che lui ha curato, che adesso gli darò per una breve presentazione, che è questo qui, che è il Librone, anche questo è un Librone come il libro di Viesti, questo non è un libro a voce unica, è un libro polifonico, che si intitola di Abitare l'Italia, le aree interne, ma vedremo che non parla solo di aree interne, tra abbandoni e riconquisti, 2018 poi è andato esaurito, seconda edizione, poi a questo ne sono seguiti altri cinque, uno che abbiamo curato insieme a Metro Montagna e, e poi Contro i Borghi che abbiamo curato insieme a, a, a Mimmo Cersosimo. No Antonio, era interroga, 2018, un po', un po' di anni fa... Ma ah, sì, un libro, ora non spetta a noi dirlo, però che è diventato un po' il classico della... Letteratura scientifica sul tema delle, delle aree interne, ma non solo, appunto, perché il libro si intitola: Abbiamo avuto una lunga discussione su questo, non Riabitare l'altra Italia, l'Italia delle aree interne, ma Riabitare l'Italia. Cioè Questo libro, pur muovendo dai margini del paese, dalle aree periferiche, dalle, dalle aree interne montane, è un libro che tenta in fondo di. Eh, Costruire una nuova rappresentazione del Paese, una nuova eh, rappresentazione dove il policentrismo territoriale, il policentrismo storico, e anche qui quindi il tema delle lunghe durate, il tema delle società locali, delle persone, degli abitanti, il tema dell'abitabilità di questi eh, territori è il tema centrale. Per cui è un libro che muove dal margine, ma per cercare di riconfigurare oltre i tanti luoghi comuni che continuano ad affliggere il racconto di questo paese da decenni che sono sempre un po' uguali a se stessi, il tentativo appunto di costruire una nuova rappresentazione del paese, un nuovo immaginario, perché poi sappiamo che è proprio eh, l'egemonia sugli immaginari che poi consente in qualche modo di controllare anche poi le politiche, eh, le modalità di finanziamento delle azioni e delle politiche. Quindi, un libro tra l'altro con tanti autori importanti, da Fabrizio Varca, lo stesso Carmine Donzelli, Pierluigi Sacco, insomma tanti autori importanti che si sono riuniti intorno appunto a questa avventura. Tu lo poni come terzo libro un po' al centro di questo gruppo di pubblicazioni, e credo che anche qui, come dire, i temi, certamente della diseguaglianza territoriale, che è il titolo di questa. Presentazione, ma della messa insieme di tutte queste questioni che finora hai evocato è assolutamente centrale e fondamentale. Sì, effettivamente è il libro mediano nella distribuzione dei cinque, la, la, la terza posizione è quella che spacca, spacca in due la distribuzione in due parti uguali. E effettivamente non ci avevo pensato, l'avevo messo effettivamente in mezzo, eh, perché sì, è un libro. Eh, è un libro che ha segnato diciamo, in, modo, in modo importante il dibattito, è un po' il punto di riferimento, è, è diventato sul, sul dibattito territoriale italiano. Perché? Ma anche qui ci sono tre, tre dimensioni, alcune le ha già accennate Antonio. La prima è il policentrismo, cioè la diversità territoriale. Questo è un libro che ha al centro l'idea di diversità territoriale, che è un'idea che è non particolarmente originale né nuova, per esempio, aree interne, eh, la politica nazionale, la strategia nazionale per aree interne ha sempre detto che. Diciamo così, Ciò, il paradosso del paese, dell'Italia, è che è un paese unito dalla diversità. Siamo un paese con una grandissima diversità interna, Inter una diversità che si gioca anche a livelli di, di, scala, di, scala eh, di, di, di scala territoriale molto ampia, quindi territori molto piccoli, cioè tra due valli contigue eh, si parlano eh, eh, dialetti eh, a volte diversi, Ci sono quattro modi di cucinare gli agnolotti, ci sono eh, nicchie ecolog ecologiche diverse. Però questa diversità unisce, perché i problemi di un sindaco di un'area interna del Mezzogiorno non sono così diversi dai problemi di un sindaco di un'area interna della Valle Susa. Dal punto di vista dei vincoli, sono sottoposti alla stessa dinamica di contrazione. Perché, perché va abitata l'Italia? Perché è un'Italia in contrazione. Cosa vuol dire in contrazione? Innanzitutto lo spopolamento. Eh? L'Italia, il paese nel suo insieme e queste aree sono soggette a una dinamica di depopolamento importante che in alcuni, case, in alcuni casi purtroppo mette il timer ai paesi, cioè ci sono paesi che stanno scadendo dal punto di vista del, del, del loro orizzonte di vita, cioè paesi che si, si stanno svuotando, si svuoteranno e, e, e quindi eh, stanno morendo. Eh, la, la seconda dimensione della, 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 della diversità, del policentrismo, da, da, da questo punto di vista, della contrazione, è la contrazione istituzionale, lo vedremo poi meglio nel, nel prossimo libro, ma sono territori che non hanno rappresentanza. Eh? Noi abbiamo distrutto, eh, e a, ri, a Riabilitare Italia su questo si interroga, le istituzioni intermedie, cioè quelle istituzioni prossime ai territori del margine. No? Abbiamo questi corpaccioni enormi delle regioni. Abbiamo cancellato le province, abbiamo cancellato le comunità montane, il disegno dei collegi elettorali non dà voce alle aree interne, ai territori del margine. I territori del margine non sono rappresentati istituzionalmente e politicamente. Questo è un altro dei temi che il, il, il libro affronta. E poi il, il grande tema a cui accennavo prima: il tema dell'abitabilità quotidiana. I territori si riabitano a partire dalle persone. Che nei territori vivono o vorrebbero vivere quindi non solo non tanto nascono questa è una cosa forte ma va detta i territori non, non sono delle persone che sono nate in quel territorio sono delle persone che in quei territori vogliono investire dal punto di vista biografico dal punto di vista relazionale dal punto di vista lavorativo e quindi il compito di una politica territoriale è anzitutto Costruire l'abitabilità quotidiana, no? quella che poi nell'ultimo libro chiameremo l'economia fondamentale dei luoghi, cioè l'economia dei diritti di cittadinanza. Noi siamo tutti cittadini, voi che vivete in città, voi che vivete nelle aree interne, voi che vivete nelle aree montane, voi che vivete in quella che poi chiameremo l'Italia di mezzo, nella grande, piccola, media provincia italiana. Formalmente i nostri diritti di cittadinanza sono uguali. Però, se voi state e i vostri figli stanno a 40 minuti da una scuola, a 50 minuti da una stazione o a 20-25 minuti dal primo pronto soccorso, i vostri diritti di cittadinanza non sono uguali a chi vive vicino all'infrastruttura economica della cittadinanza. Allora, voi cominciate a pensare a mappe territoriali che segnalano la più o meno giusta distribuzione dell'infrastruttura dell'abitabilità quotidiana eh? e cominciate allora a vedere. Non solo le montagne, non solo le aree interne, ma anche i piccoli paesi di provincia a cui sono stati tolti i servizi. Cominciate a vedere un fenomeno che non è così diffuso nel nostro paese, ma che insomma comincia a esserlo, lo cosiddetto sprawl urbano. Eh, città che crescono attraverso l'edificazione, quindi case per le persone, ma senza servizi a ridosso di queste case. Pensate a Roma oltre il grande raccordo anulare. Le aree interne, definite come le aree distanti dai servizi essenziali, anche per questo sono dentro i confini amministrativi delle grandi città metropolitane. Una città che cresce attraverso la finanziarizzazione del, del capitale edilizio, ma non si porta dietro i servizi, è una città che disegna una mappa di ingiustizia dal punto di vista dei diritti di cittadinanza. In questo testo si, diciamo, quindi i territori sono messi. Sono, Concettualizzati e poi misurati usando più dimensioni, quella economica, quindi l'impresa, quella istituzionale, come dicevo prima, i livelli di governo, quella materiale, l'abitabilità, il costruito. Questa è un'altra grande, diciamo così, risorsa di, di riabitare l'Italia, che è veramente un libro interdisciplinare dove architetti, urbanisti, antropologi, storici, sociologi, economisti, economiste, geografi e eh, geografe. Insieme ragionano su come appunto ricostruire la cosiddetta grana fine dei territori. No? Torniamo al libro di viesti, vi dicevo prima: le regioni. No, guardiamo un livello diverso, più basso, più piccolo, a un livello dove possiamo veramente cogliere una micro o, o meso omogeneità interna alle, alle regioni stesse. Pensate alla vostra regione eh, se siete piemontesi, io sto registrando al Piemonte, ma immagino che questo. Questo video insomma non sarà sentito solo in Piemonte, pensate alla vostra regione e alla diversità interna che la caratterizza, pensate al luogo in cui siete e pensate a quanto siete più o meno vicini o distanti da un servizio pubblico essenziale per l'educazione dei vostri figli, per la vostra salute o per la vostra capacità di muovervi nello spazio, eh? nello, nello, nello spazio fisico, in modo senza l'auto. Senza, senza, senza l'auto privata, un servizio, un servizio pubblico. Ma pensate anche al, allo stato di connessione delle infrastrutture e alla vostra diciamo, capacità di muovervi con l'auto, dato lo stato delle infrastrutture. Ma pensate anche alle infrastrutture digitali, a quelle immateriali, che in questo libro hanno, hanno un, un, un ruolo importante. L Ultimo tema di cui parla questo, questo lavoro sono le popolazioni, cioè riabitare attraverso quali. Popolazioni. Questo sarà un tema che affronteremo poi meglio in Metromontagna, nel libro che abbiamo curato poi io e Antonio, ma che qui ha già, già in nuce presente e sviluppato in alcuni capitoli. I territori, come vi dicevo, non sono di chi vi nasce, ma sono di chi li abita. Abitare un territorio non vuol dire avere, ecco, riabitare non vuol dire avere la residenza, il citofono il, col nome scritto. Riabitare è una cosa complessa. Eh, riabitare un territorio significa mettere la propria biografia, il proprio capitale biografico, il proprio orizzonte temporale di investimento, proprio della propria famiglia a servizio dell'abitabilità di quel luogo. Quindi fare di quel luogo un luogo elettivo e vocazionale per lo sviluppo proprio dei propri figli, della propria famiglia e della, e della propria identità, identità professionale. Questo non si può fare senza, appunto, politiche pubbliche di, rivolte all'abitabilità all abitabilità quotidiana. Eh, questo tema rientra eh, nel, nel penultimo libro di cui vi voglio parlare, che è il libro eh, che è questo, che poi adesso do ad Antonio, Ricomporre i Divari, che di nuovo è una, un, un libro curato, eh, a cura di, eh, di cui fanno parte alcuni dei, dei curatori, fanno parte anche di Reabitare l'Italia, sono diciamo, colleghi e amici, più in questo caso mh, urbanisti e eh, architetti, ma più forse qui c'è più un taglio, diciamo, uno un sguardo lo sguardo dell'urbanista, è un po' del, del geografo, con innesti ogni tanto di economisti e, e, e sociologi. Questo libro ci parla dei divari, eh? del modo in cui, no? quindi vedete che il tema torna, polarizzazione, dei divari che caratterizzano il territorio italiano. Ma sì, eh, questo libro appunto, Ricomporre i divari, di questo gruppo di colleghi del Politecnico di Milano, è un libro anch'esso... Importante, credo che soprattutto rispetto alle cose che sta dicendo Filippo ci ricorda un tratto essenziale della nostra Costituzione, che è la seconda parte del famoso articolo 3, quando si parla appunto che ogni persona deve avere il diritto di poter sviluppare come dire, le proprie caratteristiche, le proprie vocazioni, i propri talenti, sia a livello individuale sia dentro una collettività. E questo è un tema importante che attraversa un po' tutti questi libri perché come dire, fa uscire un po' dallo stereotipo che la periferia, la marginalità nasca da una condizione geografica, no? come se fosse qualcosa in qualche modo di stabilito una volta per sempre, di una sorta di determinismo geografico. E invece ci porta a ragionare, come ricordava bene prima Filippo, proprio dentro i territori, dentro le questioni dell'abitabilità puntualmente eh, dentro lo spazio, dentro il sistema dell'infrastrutturazione, come dire, sociali, culturali, economiche dei territori. Ricomporre i divari eh, che vede appunto tra i curatori Arturo Lanzani, Alessandro Coppola, Matteo Del Fabbro, La Pessina, Federico Zanfi, è un libro eh, appunto importante perché nasce nell'alveo certamente del... Eh, come dire, del lavoro fatto da, dall'Associazione di Riabitare d'Italia, ma anche molto in rapporto al forum Diseguaglianza e Diversità. E quindi è un libro che tratta il tema delle diseguaglianze, appunto, ma declinandolo dal punto di vista della dimensione come dire, territoriale. E questo io credo che sia un tema nuovamente che va eh, sottolineato, perché io credo che abbiamo avuto per lungo tempo una sorta di tradizionale separazione tra le. Eh, come dire, tra le discipline che si occupano dello spazio, della dimensione fisica e dall'altro lato le discipline, le scienze sociali e economiche che hanno praticato anche per lungo tempo, tolti appunto gli esempi che abbiamo fatto, che si facevano prima di Bagnasco, di Viesti, eh, molte volte una trattazione eh, aspaziale, spaziale, a fisica dei fenomeni economici del territorio come dire, italiano. Eh, quindi questo libro è un libro appunto che prosegue su questa linea ed è un libro appunto importante. Sì, anche qui un paio di cose che lo caratterizzano. Beh, la prima è l'enfasi su quella che, in particolare grazie al lavoro di Arturo Lanzani, ma non solo, diciamo del suo gruppo, chiamiamo l'Italia di mezzo. Eh? Bella espressione. Cos'è l'Italia di mezzo? Beh, prima abbiamo parlato di aree interne, aree lontane dai servizi, spazialmente marginali. Correlate anche se non del tutto sovrapposte alle aree montane, ma per capirci, non le aree diciamo, lontane dai servizi di cittadinanza. Poi c'è, e questa è un'Italia, poi c'è l'Italia delle grandi città, che in Italia sono poche, noi non siamo un paese di grandi città. Abbiamo tre grandi città: Milano, la cui dinamica è completamente non italiana, bene che ci sia, ma non può essere un modello per il paese, eh, Napoli e, e Roma. Sostanzialmente sono queste le città grandi. Nessuna di queste è una città globale, vista dall'Europa, Milano è una buona, media città europea, vista dall'Italia, Milano sembra eh, New York, mm? sempre un punto di vista, diciamo così, considera la prospettiva. E però siamo poi un paese di città medie, piccole, e di città medie, perni di area vasta, ecco. Pensiamo a Biella, che sta in Piemonte, Alessandria, Novara, pensiamo a tutto il tessuto delle città medie storiche italiane che potenzialmente eh, eh, diciamo così, sono perni funzionali di aree vaste, ma non hanno gli strumenti regolativi, urbanistici, eh, di policy e soprattutto di governo territoriale per gover governare queste aree, queste aree vaste di cui sono perni funzionali. No, questo è un pezzo dell'Italia di mezzo, non è l'unico, è il più importante. Gli altri due sono la, le frange metropolitane, come le chiama Arturo Lanzani. Quindi, no, pensate alle conurbazioni, i pezzi di città che intorno alle grandi città si sono sviluppati, e il cosiddetto continuum urbano-rurale. Cioè come io e Antonio parliamo di metro montagna, qui si parla di, di metro ruralità. Pensate, anche visualizzate quando siete in macchina no, questi, questi, questi continuum, questi territori dove. Eh, diciamo, campi, cascine, paesi, viadotti, mucche, mh? sono, nello, sono nello, stesso, nello stesso spazio fisico. Insomma. Ecco, questa è l'Italia di mezzo. È una categoria interessante. Eh, che non riguarda le regioni mediane no? c'è un modo di parlare di di mezzo quello tipico dei sociologi economici che riguarda la terza Italia le regioni del centro diciamo così italiane, un pezzo del, del, del nord-est ma soprattutto quelle del centro ma non è questa di nuovo vedete il livello di scala è diverso Siamo, guardiamo il territorio a un livello di grana più fine eh? la mappa della terza Italia dell'Italia di mezzo configura un, un, una mappa nazionale no? abbiamo l'Italia di mezzo nel nord-est nel nord-ovest, nel centro e nel sud Molto interessante questa, questa lettura, molto complementare al, alla lettura che dà a Riabitare l'Italia. È già presente in Riabitare, cioè, in realtà, Riabitare l'Italia, il libro di cui parlavamo prima, è un po' il frutto genera, diciamo, generato dalla tensione creativa, produttiva tra il modo di leggere l'Italia di aree interne e il modo di leggere l'Italia basato sul policentrismo territoriale dell'Italia di mezzo. Eh, L'Italia di mezzo, di nuovo, è un'Italia produttiva in termini percentuali ospita il nostro tessuto produttivo è nell'Italia di mezzo è l'Italia dei comuni che sono storicamente il livello territoriale col quale si identificano gli italiani questo è un tema importante per governare i territori nel modo corretto bisogna ripartire dai comuni ci dice questo libro dai comuni piccoli aggregati da aggregazioni municipali bisogna ritornare a un livello diciamo così di, di governo del territorio che è anche storicamente coerente con lo sviluppo identitario simbolico dei, del, del paese. Noi non ci sentiamo piemontesi. Noi i Lombardi non si sentono. Ci si può sentire a volte del nord o del sud, ma però di sicuro l'identità regionale, i toscani non si sentono toscani. I toscani si sentono Pisani, si sentono fiorentini, si sentono livornesi. E lo stesso vale per gli altri abitanti di altre regioni. Noi non abbiamo le regioni sono come dire, costruzioni recenti, eh, tutto sommato artificiali, che non hanno a che fare, che non sono legate allo sviluppo storico del paese. Allora, i divari si ricompongono innanzitutto ricomponendo i livelli di governo del territorio italiano, ripartendo dai comuni, inserendo i municipi come, le, come livelli intermedi, dando a questi però risorse, funzione e legittimazione politica. Perché, e questo è uno dei temi trattati, effettivamente se guardiamo le riforme... Diciamo così, territoriali e amministrative fatte negli ultimi anni, la più importante, quella delle città metropolitane, cosa ci consegna? Ci consegna un livello di governo del territorio privo di legittimità politica, perché il sindaco della città metropolitana non è un vero sindaco, non ha legittimità politica, proprio il modo viene nominato, no? non, viene, non viene eletto, per il modo in cui. È stato, appunto viene scelto per il tipo di legittimazione simbolica, il tipo di risorse, quindi ecco un po', c è, c è, i divari si ricompongono no, tra territori anzitutto provando a chiudere queste, queste faglie territoriali nel modo in cui l'architettura del governo territoriale è disegnata nel, nel nostro paese. Eh, un terzo tema che emerge in filigrana da questo, questo libro molto, molto significativo è il rapporto tra territori e transizione ecologica. Eh? La transizione ecologica è un tema globale, ma che va messo a terra: si dice, no? si dice territorializzare gli obiettivi di sviluppo sostenibile, sono soprattutto i territori e le città a poter gestire questa transizione ecologica e badate che questo non è privo di contraddizioni e di conseguenze. Pensate, questo è un tema che sta a cuore ad Arturo Lanzani, uno dei curatori, la pianura padana, il cuore produttivo del paese, mm. che però è anche una bomba ecologica, è uno dei luoghi più insalubri, era una grande pianura fertile che è diventata uno dei luoghi più inquinati del paese. Eh, sicuramente del contesto, del contesto europeo, però è anche un, un luogo dove è produttivo dove sono diventati interessi importanti, quindi come intervenire no? sull'equilibrio tra queste dimensioni produttive di tra, e di transizione ecologica? Insomma. Ehm, ecco, il, il, il testo fornisce alcun, alcune indicazioni e eh, anche in questo caso eh, rimette un po' al centro diciamo, il tema del, dell'ultimo libro che è quello... Di cui voglio dirvi che questo libro qui, che come vedete, non ha un autore, eh, una cosa importante, interessante nel panorama accademico contemporaneo che ci obbliga a essere autori, proprietari di singoli pezzi, questo libro è stato scritto da un, da un collettivo, che è il collettivo per l'economia fondamentale. Ma eh, ultimo testo, testo anch'esso importante, perché eh, il sottotitolo è l'infrastruttura della vita quotidiana, quindi anche qui tocchiamo temi che, eh, che abbiamo già visto precedentemente e dove quello che io credo emerga con forza di fronte a, una, a un contesto contemporaneo dove oramai anche la, la stessa riproduzione del corpo sociale eh, come dire, sta diventando praticamente impossibile, dove non riusciamo a ricostituire gli elementi base della vita, come possono essere l'acqua, l'aria e via dicendo, eh, c'è un tema di capovolgimento di quella che è stata la visione, diciamo, economica degli ultimi 30, 35, 40 anni e quindi si pone al centro questo tema di un'economia fondamentale innanzitutto per eh, appunto come infrastruttura della vita. Eh, quindi anche questo tema, questo libro, insomma, sorreggono una serie di tesi importanti che sono eh, trattate anche un po' in tutti i libri, ma fanno questo focus, e questo grazie a un collettivo, di, come dicevi, di dimensione anche di valenza internazionale, e che affronta alcune questioni oggi che crediamo tutti, insomma siano prioritari, nel senso che oltre che l'immagine della, della ricomposizione dei divari e delle diseguaglianze, un tema invece di proposta al positivo, eh, propositiva, su una riconfigurazione appunto delle, delle categorie economiche rispetto al mondo produttivo e alla loro dimensione territoriale. Sì, l'economia fondamentale è l'economia della vita quotidiana. Visualizziamo, voi vi alzate la mattina e mettete in essere una sequenza di gesti in modo preriflessivo, rutinario, non pensato, non calcolato, eh, che funzionano perché danno accesso ad alcuni beni e servizi fondamentali che voi date per scontati in quanto cittadini o cittadine di quel luogo. Accendete la luce, aprite l'acqua, vi fate il caffè, controllate la posta elettronica. Se fa freddo d'inverno accendete i termosifoni. Eh? L'insieme di quelle cose che diamo per scontate e della cui rilevanza ci accorgiamo quando mancano. Pensiamo alla pandemia, pensiamo alla crisi energetica. Eh? Quando vengono meno questi beni e servizi che diamo per scontati, ci ricordiamo, da una parte, dei lavoratori essenziali. Vi ricordate che li chiamavamo così durante la pandemia? Poi ci siamo di nuovo. Dimenticati. Sono lavoratori essenziali perché sono quei lavoratori che sono tanti. L'economia fondamentale è circa il 40% della forza lavoro nei paesi europei, dalle analisi con i dati Eurostat che abbiamo fatto noi che lavorano in quei settori spesso poco esposti alla concorrenza, spesso regolamentati, spesso diciamo con una produttività non, non elevatissima, ma sicuramente non non competitivi e non produttivi di quel grande valore aggiunto come i settori glamour dell'high tech in cui diciamo, siamo stati abituati a pensare in questi, in questi, in questi decenni, però quando mancano, quando manca, questa economia fondamentale ci accorgiamo della sua importanza. E Allora vedete perché è importante per il territorio, per parlare delle disuguaglianze territoriali? E perché per quello che dicevo prima, ci sono aree che sono lontane dall'economia fondamentale, aree dove le persone vivono lontane dai servizi essenziali, aree dove quando chiude l'ultimo bar, eh, quando chiude la scuola, quando chiudono i servizi pubblici e privati essenziali, la panetteria, perché l'economia fondamentale è anche privata, anche il piccolo commercio di prossimità, hm? questi, questi negozi non scalabili. No? Sì, cioè, abbiamo fatto il caffè in Italia, ma non lo, lo, il modello Starbucks l'hanno fatto gli americani. È un'altra cosa, noi abbiamo bisogno di servizi vicini, vicini alle persone se vogliamo abitare un paese con le rughe, fatto come il nostro, non siamo un paese, siamo un, un paese piatto, diciamo. E, e, ecco, e, e, e quindi l'economia fondamentale è l'economia appunto della vita quotidiana che quando è distribuita in modo iniquo nello spazio genera, genera i divari di cui, di cui, di cui parlavamo prima. E perché è fondamentale? Allora, questo è importante. È la traduzione che abbiamo scelto, eh, abbiamo quando, di cui abbiamo, parlo del collettivo per l'economia fondamentale. Se vi interessa, lo trovate in rete. Foundational Economy Collective: abbiamo un sito dove potete scaricare i working paper, rimanere aggiornati sui nostri appuntamenti, e, e articoli ed eventi. Ecco, è, 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 è base. La traduzione corretta sarebbe economia di base, eh? cioè, appunto, è l'economia che costituisce in termini architettonici, diciamo così, costruttivi, le fondamenta dell'edificio e poi quando hai le fondamenta solide puoi mettere gli altri, gli altri piani, puoi mettere, come dire, porre in essere il piano del mercato, della competitività e anche il piano, se vogliamo, della finanza o del grande capitalismo, ma senza un'economia di base solida con ecco, le società e in particolare le società locali non, 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 non mantengono quella necessaria coesione, quel grado minimo di uguaglianza che permettono alle, so alle società stesse di uh, prosperare. E perché è, è importante per il territorio, oltre a questa ragione, ce n'è ancora una perché è per definizione vicina alle persone, cioè se voi avete bisogno della spazialmente vicina. I servizi dell'economia fondamentale devono essere accessibili spazialmente, oltre che economicamente, proprio dal punto di vista fisico-spaziale. Se voi volete bere l'acqua dovete avere il rubinetto vicino, eh? Come dire? è una tautologia, non ci può essere un'economia fondamentale lontana. E quindi è un'economia certamente multiscalare, tutto è multiscalare, l'informazione di cui disponiamo, l'acqua che beviamo, l'elettricità, tutto è multiscalare e connette il locale con il globale, diciamo così però l'economia fondamentale è appunto vicina ai territori arriva nelle case delle persone e per questo chiama in causa modelli di regolazione locale che sono un po' refrattari diciamo così a filiere estrattive troppo lunghe un caso interessante su questo magari eh, Antonio può dire una cosa in chiusura sono proprio le comunità energetiche ecco, per fare una una, un aggancio all'attualità, sono sviluppati negli ultimi anni dei sistemi di regolazione dell'energia territorialmente localizzati che producono, distribuiscono e consumano energia attraverso i sistemi rinnovabili. Ecco, lo, le comunità energetiche rinnovabili sono veramente un caso tipico di regolazione locale dell'economia dell fondamentale. No? Antonio, cosa dici? Ma, sì, eh, ci sono in corso sicuramente nel paese, dal punto di vista delle comunità energetiche. Molte sperimentazioni anche dal basso, e questo è un tema sicuramente interessante, perché è un tema anche proprio di eh, oltre alla dimensione energetica, di per suo, ma anche un modo per costruire una nuova dimensione comunitaria e territoriale, che è, è assolutamente importante rispetto a un tema centrale come quello energetico, e anche ovviamente un tema di, eh, come dire, progressiva autonomia rispetto a. A una questione che è sempre stata centrale in tutta la storia diciamo, eh, umana che apre a delle dimensioni molto interessanti. Quello su cui però voglio finire come ultima battuta e, e un po' una, una ultima domanda: se secondo te questi cinque libri a cui potremmo metterli insieme altri, che in parte abbiamo anche citato, costruiscono come dire, una, 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 una geografia di ricerca, una geografia? che mette appunto insieme, lo abbiamo detto più volte, dimensione spaziale, dimensione socio-economica-culturale in un modo che mi chiedo e ti domando se ha dei caratteri di originalità rispetto a quello che è il dibattito internazionale cioè il tema delle, come dire, della commissione tra il tema delle diseguaglianze sociali e il tema comunque delle diseguaglianze territoriali messo insieme, oggi mi sembra un tema eh, come dire, che è certamente toccato a livello internazionale, e conosciamo in molti casi oggi di dibattito anche sullo spopolamento di territori in Spagna, le politiche che si fanno in Cina, sui villaggi rurali e via dicendo. Però mi sembra anche che disegni una sorta di specificità forse di questo nostro dibattito e penso sempre quando Pierluigi Sacco in Commissione Europea eh, sulla Cultura diceva se oggi c'è un dato che ci viene riconosciuto eh, come originale degli italiani è tutto il tema legato alla rigenerazione sociale a base culturale. Cioè è lì che l'Italia sta facendo delle cose... Che hanno un loro interesse e specificità anche per gli altri paesi. Non credi che appunto, questi cinque libri tocchino e, e, e vengano un po' perimetrare un tema che, che, che sta prendendo sempre più corpo nel, nel paese, insomma nel dibattito del paese? Sì, eh, ricordo un aneddoto da questo punto di vista. Quando è nato il collettivo per l'economia fondamentale, i colleghi inglesi, in particolare la scuola di Manchester quella gallese di Cardiff. Eh, erano molto interessati all'Italia proprio per questa ragione, dicevano ma da voi c'è una varietà di esperimenti locali di rigenerazione di filiere di comunità di, di, di modelli di impresa modelli insediativi così varia così diversa proprio connessa ai fabbisogni dell'infrastruttura diciamo così della vita quotidiana oltre che dei modelli produttivi che per noi eh, come dire, è un, siete un, serba, un, un laboratorio no, di, di ricerca e di analisi di collaborazione ricchissimo. Quindi, sì, la, la prima risposta è, è certamente sì: il, fer, il cosiddetto fermento socio-territoriale, eh, chi ha esperienza di lavoro di terza missione e di ricerca, nelle aree, ma anche di didattica, nelle aree interne come abbiamo io ed Antonio, eh, viene tutti, ogni volta a contatto con, con, con esperienze di grandissimo valore e interesse. Qual è il punto? Di nuovo, che queste esperienze non scalano, non bucano le istituzioni e non diventano offerta politica. Queste tre cose, non scalano, non bucano le istituzioni e non diventano offerta politica. Quando entrano negli immaginari, entrano attraverso i media, quindi quando si, si parla di riabitare la montagna, si parla del figlio del notaio che diventa pastore, che va bene, c'è pure quello, noi abbiamo, ci siamo inventati una scuola per la pastorizia, per cui, per carità, c'è, ma non è quello. Ecco, non, non è quello. Quindi, io lascerei un po' con questo quest interrogativo: in che modo la ricchezza, la diversità, la varietà, eh, l'attivismo eh, civico, produttivo, sociale, culturale che caratterizza la diversità territoriale italiana può A. scalare, B. diventare un fatto istituzionale, cioè modellare il modo in cui le istituzioni funzionano, e C diventare offerta politica. Grazie ancora per l'invito, eh, spero che sia stato interessante per chi ha ascoltato, i libri li ho citati, i libri li troverete disponibili nella biblioteca eh, del, del Politecnico. E, ancora grazie al Politecnico e a tutti, eh, a tutti i tecnici che hanno lavorato alla realizzazione di questo, di questo evento. Grazie. grazie.